Cari concittadini, siamo arrivati alla conclusione di questo 2020, un anno difficile e buio per questa pandemia che ci ha colto di sorpresa. Un anno in cui siamo stati costretti a rivedere le nostre abitudini, i nostri rapporti, il nostro modo di vivere la vita nella sua quotidianità. Abbiamo ancora davanti sicuramente molti mesi difficili, di questo ne dobbiamo avere la consapevolezza, ma dobbiamo avere anche la certezza che possiamo vedere una luce in fondo al tunnel, grazie a questa vaccinazione che da qui a pochi mesi ci permetterà di rendere immuni gran parte della popolazione. Io voglio dire grazie. Grazie a tutta la nostra comunità nella sua interezza e nella sua declinazione. Grazie agli operatori sanitari, alle istituzioni, al mondo delle professioni, al mondo delle imprese, alle forze di polizia, alle forze dell'ordine. Grazie a tutti i cittadini e grazie agli amministratori e ai sindaci che sono stati un punto di riferimento importante per le proprie comunità. Io volevo anche dire grazie per la catena di solidarietà che si è creata nel corso di questi mesi, una catena che ha permesso di rendere meno difficile questo momento a tanti cittadini e famiglie della nostra provincia. Come amministrazione provinciale non ci siamo fermati, anzi, in questo momento difficile il nostro ente ha ribadito l'importanza e la necessità del proprio ruolo. Un ente di riferimento importante per il proprio territorio e per la propria comunità. Un'amministrazione che è stata anello di congiunzione tra le istituzioni, tra i vari tavoli che si sono articolati e svolti nel corso di questi mesi e il proprio territorio. Ma anche sulle funzioni fondamentali non abbiamo fatto mancare il nostro contributo prezioso, soprattutto nella consapevolezza di dover limitare quelli che sono stati e che sono gli effetti negativi di questa emergenza sanitaria e anche crisi economica. Siamo stati incisivi in tantissime funzioni fondamentali del nostro ente. Io vorrei definirlo questo 2020 come l'anno delle nostre scuole. Tanti sono stati gli investimenti fatti e tanti saranno quelli che verranno realizzati nel prossimo 2021. Parliamo di 50 milioni di risorse che ci hanno permesso di mettere in sicurezza e che ci permetteranno nei prossimi mesi di mettere in sicurezza gran parte degli edifici scolastici della nostra provincia. 27 milioni di euro sono stati già appaltati. Realizzeremo una nuova scuola nel nostro capoluogo di provincia che permetterà a 1.000 studenti della nostra provincia di poter avere un nuovo edificio scolastico. Abbiamo inaugurato una nuova scuola in questo 2020, l'Agrario di Frosinone, e tantissimi altri sono stati gli interventi realizzati nel corso di questi mesi. Quindi è stata incisiva l'azione del nostro ente sull'edilizia scolastica e continueremo anche per il 2021 nella consapevolezza che i ragazzi sono e rappresentano il futuro di questo territorio. Anche sulla viabilità non è mancata l'incisività del nostro ente. Sono stati realizzati nel 2020 6 milioni di euro di interventi. Siamo stati anche veloci e concreti nel dare risposta a tutti quei comuni che in questi mesi del 2020 sono stati colpiti da calamità naturali. L'ambiente non poteva non rientrare anche tra le nostre priorità. Tanti gli interventi, voglio ricordare i 500.000 euro per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, un bando presentato qualche settimana fa, la prossima apertura dello sportello ambiente che garantirà assistenza ad imprese e cittadini che vorranno mettere in campo interventi per la tutela dell'ambiente del nostro territorio. 300.000 euro ancora sono le risorse messe a disposizione da questa amministrazione per la sostituzione di caldaie ed impianti vetusti nei nostri edifici pubblici e scolastici. 4 milioni e mezzo di euro sarà il nuovo bando per la differenziata.
che ufficializzeremo nei prossimi giorni, nei primi giorni del mese di gennaio, e che andranno ad affiancarsi ai 14 milioni di euro già erogati nel corso degli ultimi tempi. Infine, il potenziamento di iniziative per il contrasto all'inquinamento atmosferico, un'azione costante e incisiva che è stata messa in campo dalla nostra amministrazione attraverso domeniche ecologiche provinciali, tavoli permanenti con enti e associazioni ambientaliste. Non poteva ovviamente prescindere tutta questa azione da un'azione di semplificazione, digitalizzazione e sburocratizzazione del nostro ente e anche di potenziamento della nostra struttura. Abbiamo attivato un'agenda smart, quindi per facilitare l'accesso di cittadini e imprese al nostro ente. Abbiamo adeguato alla nuova normativa la stazione unica appaltante, una stazione che ci ha permesso solamente nel 2020 di espletare 145 gare per 87 milioni di euro di risorse movimentate attraverso 40 enti convenzionati. Quindi un bel messaggio al nostro territorio anche in termini economici. E abbiamo, proprio per restare sul nostro territorio in tema di valorizzazione delle nostre aziende, abbiamo previsto, attraverso l'adozione di un regolamento, il 30% di riserva per le imprese locali, ovviamente nel rispetto di quelle che sono le norme vigenti in materia. Non poteva mancare, ovviamente, in questo 2020 anche la giusta sensibilità da parte del nostro ente nei confronti delle persone in difficoltà e di questa emergenza sanitaria. Abbiamo contribuito attraverso lo stanziamento di una somma di 40.000 euro all'acquisto di due ventilatori polmonari presso l'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Abbiamo anche fatto un piccolissimo gesto, ma di grandissima importanza, soprattutto in un momento difficile in cui coloro che erano ricoverati presso le strutture ospedaliere non potevano avere neanche un minimo contatto con i propri familiari a casa, preoccupati della loro situazione, attraverso una donazione di telefoni cellulari alle strutture ospedaliere della nostra provincia. Abbiamo anche attivato un conto corrente dedicato Provincia Solidale, con uno stanziamento iniziale da parte del nostro ente di 20.000 euro, ai quali poi si sono aggiunte le donazioni di aziende e cittadini della nostra provincia. E abbiamo donato circa 65.000 euro, grazie al contributo dei dipendenti della nostra provincia, alle Caritas provinciali e alla Croce Rossa, una rete attraverso le quali far arrivare questo sostegno alle cittadini e alle famiglie in difficoltà della nostra provincia. Non poteva mancare ovviamente anche un alleggerimento fiscale, per quanto di nostra competenza, attraverso la posticipazione del COSAP, il canone di occupazione del suolo pubblico, al 31 dicembre 2021. Queste sono solo alcune delle cose e dei contributi fatte dall'amministrazione provinciale in questo 2020. Come dicevo, un anno difficile, un anno buio, un anno in cui non poteva mancare il contributo importante delle istituzioni territoriali. Il mio impegno per questo 2021 è quello di raddoppiare, l'azione messa in campo dall'amministrazione nel corso del 2020 per neutralizzare quelli che sono stati gli effetti negativi. Il mio augurio ovviamente è quello di poter uscire da questo tunnel, un tunnel che ci ha ingabbiato nel corso di questo anno, e quello quindi il mio augurio di poter riprendere la nostra vita, le nostre azioni, le nostre quotidianità e soprattutto di poter riprendere quel percorso che il Covid ha solamente rallentato, ma non ha certamente interrotto. Con queste parole di speranza voglio augurare a tutti voi un buon anno.